Partiamo dal mio abbigliamento. Come potete intuire, se indosso questo smoking vuol dire che sono un grande fan della musica trap. Bella rega, sto flexando, non snicciare. Ovviamente sto scherzando, la musica trap mi fa schifo. Però attenzione, io lo capisco che è una musica che nasce per esprimere disagio. Lo capisco. Ma signori, chi non è un disagiato nel mondo dell'arte? Anche William Shakespeare, prima di diventare ricco, era povero, malato, ha fatto la peste, viveva in condizioni igieniche estreme. E infatti, vi ricordate la scena di Romeo e Giulietta in cui cagano in un secchio e lo svuotano per strada? No? Perché non l'ha mai scritta! Nonostante fosse una sua pratica quotidiana, certamente per lui molto sgradevole, non l'ha inclusa in nessuna delle sue opere. Non ne sentiva il bisogno. I trapper, invece, ci godono nell'illustrarci tutta la brochure del loro disagio. La violenza come unico modo di risoluzione delle problematiche quotidiane. La costante minaccia di fare sesso con le mamme degli altri. Lo smascellamento da droga. Ma la cosa che mi colpisce è che se ascoltate un pezzo trap, vi rendete conto della discrepanza che c'è tra strofa e ritornello. Cioè la strofa è piena delle cose più truci che ci possano essere. Ti squarto col coltello, tua sorella mi succhia l'uccello, tiro una riga di bamba con mio fratello, ti sparo col ferro, ti esplode il cervello. E poi improvvisamente nel ritornello la sensibilità. E sono fragile. E sono fragile per vivere nel mondo. Ti sembra facile, tu che non mi ami in fondo, e questo cuore batte forte quando sei con me. Siamo soli contro il mondo, siamo io e te, siamo io e te. E poi riparte la strofa. Dove ero rimasto? Ti sbatto un cazzo nell'occhio, ti devasto. Però, come dire, c'è una cosa molto positiva rispetto alla trap, ovvero finalmente grazie alla trap adesso finirà questa assurda moda che abbiamo nel cinema italiano di intitolare film con canzoni di successo del passato. Non lo so, Notte prima degli esami, Mio fratello è figlio unico, Baciami ancora. Io non credo che nel 2044 noi andremo al cinema a vedere film dal titolo Mi fotto la tua bitch mentre mangi McNuggets. Cioè, anche perché, voglio dire, spoiler. Cioè, su, spoiler alert. Spoiler alert. Cioè, non è che non c'è un mistero. Non credo, non credo. O magari purtroppo sarà la normalità. Cioè, magari nel 2044 due ragazzi parleranno così di cinema. Hai visto l'ultimo film di Maddox Muccino? La tua tipa mi fa yoga sul cazzo? Sì, carino, carino. Certo, non è il suo capolavoro. Infilo una canna nel culo di tua mamma. No, vabbè, ma quello è stupendo. Quello ha vinto un sacco di premi, eh. Quello ha vinto la Pussy d'Oro al Festival di Cannes. Sì, sì. Poi ha vinto il premio David di Pioltello per le musiche. Sì, il Davide di Pioltello, meritatissime peraltro, sì, sì. Però poi col sequel si sono persi, cioè infilo due canne nel culo di tua mamma. Non aveva la stessa urgenza artistica. No, no, no. Io credo che mi arrabbierei molto se qualcuno infilasse una canna nel culo di mia mamma. A parte il fatto che vorrei capire come si esegue questa operazione piuttosto complessa, insomma. Però ecco, quello che mi fa molto arrabbiare rispetto al genere della trap è che questi cantanti trap si danno dei nomi senza senso
senza dover dare poi delle spiegazioni al riguardo. Massimo pericolo. Young signorino. Ernia. Arcomi. Arcomi. Quanto fiato devo prendere per dire Arcomi? Perché mi devo suicidare per dire il nome di un cantante? Arcomi. Bro, perché Mirko con le lettere mischiate, fra. In un eventuale futuro in cui io possa diventare un trapper, io so già come mi chiamerei. Io mi chiamerei parallelepipedo e molto altro. Che è l'acerrimo nemico di Sfera e Basta. Grazie a tutti!